Sera e ben collegati sul canale Click4Italia. Io mi chiamo Michela. Mi avete già visto diverse volte in questo canale e questa sera sono particolarmente emozionata. Perché ho veramente l'onore di poter avere in diretta con me eh, uno dei personaggi di street art, uno street artist che io seguo veramente da tantissimi anni. E sto parlando di Exit Enter. Voi eh, avrete avuto la possibilità di eh, conoscerlo attraverso i suoi lavori, perché lui chiaramente non si fa mai vedere, perché sono i suoi lavori quelli che parlano. Questa sera avremo anche il piacere di vedere il suo volto, ma non è fondamentale il suo volto perché la street parla attraverso la sua grafia, attraverso i suoi disegni. E che dire? Io Guardo se è collegato già perché avrei veramente subito il piacere di poter parlare con lui. Non lo vedo ancora in diretta e intanto mi informo. Eh, vediamo uh, dov'è. <ride> Io ti aspetto. E, che dire di lui? Vediamo un attimo. Sicuramente avrete visto la locandina in giro per eh, ehm, intanto. Gli scrivo in giro eh, per varie città per varie città ciao saluto e ehm, lo potete riconoscere come quello mino stilizzato che ha un palloncino che tiene un palloncino oppure che ha un cuore oppure un, un fiore e io mi stai dicendo che ci sei ma io non ti vedo allora Scrivo, scusate. Allora, gli scrivo. Eh. Ecco, allora sto scrivendo a lui eh, che dice di esserci, ma io non lo vedo. <ride> Nel mentre. ok. Sì, no, io non ti sto vedendo. Allora, probabilmente sta facendo fatti. Eccoti, ti ho visto adesso. Benissimo. Veramente, veramente onorata. Eccoti. Eccomi. Ciao. Buonasera. Buonasera, buonasera, mi senti? Io ti sento e vedo il tuo foglio. <ride> intanto benvenuto grazie mille per l'opportunità e dai spero faremo delle buone riflessioni insieme sarà un grande un grande piacere assolutamente allora ho allora, preparato anche uno sketchbook ho deciso di provare a disegnare qualcosa mentre chiacchieriamo e meraviglioso meraviglioso sono molto mh, veramente mi piace mi piace questo setting che hai preparato per noi veramente un grande onore allora vediamo un attimino di eh, iniziare a conoscerti un po perché noi ti conosciamo effettivamente tramite quelli che sono ehm, i disegni posso chiamarli disegni certo certo che troviamo nelle nostre città noi è io mi sento fortunata perché a Bologna ce ne sono davvero tanti e, e ce ne sono tanti di diversi periodi, <ride> quindi sei venuto spesso a Bologna. Sì, guarda, sono venuto spesso a Bologna, la... anzi è stata la prima città che ho visitato al di fuori della Toscana, città che ho conosciuto una scena dell'arte urbana e dei grafici. Fiti, diversa da quella a cui ero abituato e sì. mi, sono, mi sono sempre trovato molto bene. Trovo che Bologna sia una città molto accogliente e sì. anche per quello sono tornato molto spesso. Mm. Ho creato proprio dei rapporti con diversi artisti che nel tempo, insomma, sì. ho acquistato certo. delle amicizie a Bologna. Certo. Ecco, sai, una curiosità che mi è venuta, ehm, che ti, ti espongo subito. Tu ehm, scegli soggetti o modi a seconda della città, cioè a seconda di ciò che la città ti comunica? Oppure hai una sorta di tuo cliché? Passami questa parola. Allora, ehm, diciamo che inizialmente tendevo molto a dipingere. Eh, sempre gli stessi, gli stessi personaggi e ripeterli era, sì. era un po uno sfogo e solo sì. dopo poi ho iniziato invece a cercare una caratterizzazione maggiore e quindi anche a studiarmi un po magari la storia della città o, o qualcosa in... dove intervenivo eh, I... Gli interventi un po' al contesto. Certo, ogni tanto va via la comunicazione. Non so se hai un problema di linea o che, oppure ce l'ho io. Adesso verifico solo un secondo, però no, io sono a posto. Niente, oh, ogni tanto va via. Eh, a me <ride> mi dice tutto a posto, però non lo so. Benissimo, no. benissimo, no, no. Eh, vabbè. Tranquillo, giusto per verifica. Ecco, tu hai iniziato comunque eh, ad avere un rapporto col disegno fin da bambino, ho letto. Sì, 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 sì. E okay. a, a quanto pare eh, <ride> è questa storia che mi raccontava mio nonno dove diceva che mi lasciava i gessetti e sì. io mi mettevo a disegnare tutto il marciapiede davanti alla sua bottega di falegname. Ora, io non mi ricordo <ride> questo, però comunque sia ho sempre, ho sempre disegnato, fin, okay. fin da piccolo. Ecco, e tu ricordi, oppure qual è quel disegno che ricordi? Con eh affetto, allora, magari. Allora, il disegno che ricordo di più in realtà è un'esperienza negativa, perché una volta ho partecipato a un concorso di disegno a sei anni, sì. facendo una balena, e ho perso... E ho, mm. ho perso... Ho perso questo concorso, io ero, ero molto convinto di essere bravissimo perché tutti in famiglia dicevano quanto è bravo, quanto è bravo e quando ho perso ho capito che non ero così bravo e que questa balena io me la ricordo abbastanza bene, è uno dei primi disegni che mi ricordo forse è stato anche il primo contatto con la realtà con la, ma scena, non con, la scena, con la scena esatto esatto infatti era quello che ti volevo dire cioè non tanto che tu non fossi bravo ma un confronto con gli altri alla fine ok addirittura senti ormai mh, ti racconto tutto perché certo. sto facendo Addirittura il mio... mio padre mi disse che l'altro ragazzo aveva vinto perché aveva barato, perché era amico con i giudici, ma credo che ah. non sia vero. Non credo. <ride> Ti voleva tirare su, eh, sì, 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 sì. sì. <ride> Eh beh, giustamente da, ci sta. I, i genitori, o comunque le persone alle quali noi siamo affezionati cercano sempre di trovare delle scuse, no? O di aiutarci in qualche modo a superare i momenti più difficili. Senti, ma mh, sempre leggendo di te io ho capito che comunque per te disegnare è uno sfogo, un po' ce lo stavi dicendo prima. Quando è che c'è stata l'esigenza di passare da un foglio a. Al mondo street. Ok, mi sei saltata per un pezzetto. Mi dispiace okay. sta roba, c'è cioè questa cosa che salta, ma tranquillo. Eh... Senti, ti rifaccio la domanda. Dicevo: mille. ma ci mancherebbe? Ehm, che eh, tu hai sempre disegnato e io ho compreso un po' che è una forma di, di sfogo, e quindi ti chiedevo quando c'è stato l'esigenza di sfogarti da un foglio a un muro, una, la, una, la parte street ok. Ehm, allora è stato un è stato un periodo che io ero. Insomma, io vengo da un paese molto piccolo che si chiama Rosignano Solve. E mm, non avevo, cioè, insomma, diciamo che non avevo mai testimoniato street art o muralismo o graffiti. C'era cioè veramente poco di que tutto questo. Quando sì. sono arrivato a Firenze per frequentare l'Accademia di Belle Arti ho iniziato a vedere le prime cose sui muri, i primi poster, mi ricordo di guerriglia spam, c'era qualcosa qua a Firenze già, era il 2013, sì. c'era Clet, c'era Ogre, e quindi già vedere qualcosa in giro mi aveva un po' aperto la mente, e un po' ispirato. Il passaggio è stato eh, in un momento mio particolare dove mi sentivo stretto, mi sentivo che, diciamo che non avevo un, uno sbocco anche per quello che dipingevo sì. e, e quindi, quindi non so, è venuto un po' da sé e quindi ho iniziato a dipingere in strada un po' per amicizie, un po' per questo <ride> fatto che volevo... Espormi e volevo far vedere quello che facevo, è un po' anche stato che poi è diventato anche un po' una terapia perché era anche un periodo dove mi sentivo molto confuso, non trovavo un senso in quello che facevo. Cioè, avevo anche vent'anni, quindi magari anche il periodo era quello. E andare e scendere in strada a dipingere poi mi ha insomma mi ha ampliato un po' la visione di quello che potevo fare, e mi ha dato anche un. Certo senso di non lo so, spesso ho scritto nelle interviste che l'arte se non è condivisa rimane un po' fine a, a te stesso, quando un po' invece la inizi a far vedere è un po' come se prendesse vita e ti tornano indietro, ti arrivano delle risposte a delle domande che da solo magari non riesci a, a risponderti e quindi eh, boh, sono andato in strada in maniera abbastanza naturale. naturale e inconsapevole. Poi, dopo mi sono iniziato a fare tutti questi ragionamenti. <ride> faccio ora. In realtà inizialmente non, non le facevo. È che quando andavo in strada stavo bene, mi faceva sentire bene e quindi ho continuato. Anche soprattutto grazie alle persone che, che, insomma, che apprezzavano e che mi facevano notare. Quanto sì. poteva essere interessante trovare un personaggio in strada è stata una grande spinta per me. Certo, e tu hai sempre, sempre insomma, comunque fin da subito disegnato un po' l'omino che ti caratterizza oppure è venuto nel tempo? Allora, inizialmente eh, mi sono approcciato al muro con uh, le tag. Perché non lo so, inizialmente c'era cioè il, il muro lo vedevo per i graffiti cioè, questo, questo, primo, questo primo impatto sul muro e quindi ho iniziato a fare questa k. che poi infatti sì. è anche un po' la mia firma che in realtà se la, se la ve, non so se, se vi, qualcuno se ne è mai accorto ma credo di sì, se la metti per così è un omino stilizzato ok e quindi inizialmente ho iniziato con queste firme, con queste piccole K in giro, e poi ho iniziato a fare qualche omino, e piano piano, sempre di più, sono arrivato all'omino col palloncino e col cuore. Il primo omino l'ho disegnato a un rave party, perché in quel periodo io organizzavo eh, free party in questi capannoni abbandonati, in questi sì. luoghi. E anche quello è stato un altro dei perché ho iniziato a disegnare sul muro. Perché molto spesso mi trovavo in questi capannoni in disuso, e la mattina mi mettevo a dipingere su, sui muri. E quindi, c'è cioè, vari fattori che poi mi hanno portato a dipingere in strada. Sì. Certo, certo, quindi all'inizio sembra quasi eh, un approccio timido, no? un omino stilizzato per poi avere una forma, farsi vedere un po' di più e anche comunicare, perché poi i tuoi omini eh, comunicano moltissimo, sembra quasi un graffito semplice, ma poi alla fine c'è un'emozione, c'è un percorso dietro. Eh, sì, a quanto pare comunicano, comunicano abbastanza. Eh, io inizialmente, come ti dicevo, non mi ero posto il problema eh, sul fatto se comunicassero o non comunicassero. Eh, L'omino è nato negli sketchbook, eh, è nato un po' anche come una sorta di mio psicoanalista, nel senso io avevo questi diari dove, dove parlavo con questo omino e quindi penso che come mi aiutava a me a sorpassare insomma a guardarmi dentro poi abbia un po' aiutato anche magari alcune persone in strada e certo. poi dopo sì, dopo mi sono anche, negli anni poi mi sono impegnato a cercare di farlo comunicare Certo Certo, aspetta, perché abbiamo un momento dove eh, ti. Ok, ti sei perso. Io sono rimasta a farlo comunicare il più possibile nel tempo. Sì, 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 sì no, anche mi a a studiare, <ride> a studiare un po', certo, ok. E veniamo un attimino anche alla firma, che prima hai citato la firma. Eh, perché questo nome particolare? Exit enter. Allora, ehm, sono partito da Exit perché um, uscire in strada per me inizialmente era un po' una via di fuga ma anche un trovare una, una soluzione. Cioè, io ho iniziato a usare questa parola Exit e, e metterla sopra, sopra il cuore inizialmente perché mi sembrava... L'idea era che la via di uscita per ogni male o per la depressione o per quello che sentivo al tempo poteva essere seguire le proprie passioni. Il cuore non era mm. solo per l'amore, ma era un po' per l'amore in senso più ampio, quindi anche l'amore per sì. le proprie pas passioni, per gli altri. E quindi nulla. Questa sì. exit era un po' la via di uscire. uscire dal problema. E questo è stato okay. tutto ripreso da uh, un film che si chiama The Page Master, che è un film degli anni '90. È un mix uh, cartoon e film insieme. Dove c'è il personaggio centrale, che è quel ragazzino di Mamma Ho perso l'aereo. Ora mi sfugge il nome dell'attore. Sì? Okay. Lui è un ragazzino spaventato e praticamente entra in una sorta, in una sorta di biblioteca e inizia questa avventura dove fin dall'inizio il, diciamo, il, il mago protettore eh, gli dice per, per trovare l'uscita guarda in alto in cielo e troverai la scritta exit e lui per tutto il film quando si sente che ha paura nei momenti più, insomma, più difficili guarda in alto e vede questa, questa scritta exit quindi l'ho anche presa da questo era un film che mi guardavo da piccolo e forse mi è rimasto un po' nel sottocosciente e vabbè e questa è la storia di exit enter e poi è venuta dopo in realtà in maniera molto 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 stupida e perché quando gli amici mi inizia, mi dissero fatti un profilo social c'è cioè un sacco di persone che ti seguono io ovviamente <ride> non me lo volevo nemmeno fare ero molto Molto scettico eh, al tempo e quando mi, mi iscrissi a Facebook mi chiedeva nome e cognome, ok. E, e quindi io volevo mettere K in realtà. <ride> e poi dici: Exit, boh, exit enter. Poi dopo, in realtà, mi sono anche lì fatto dei viaggi su questa cosa. Eh, rendendomi conto che un senso ce l'ha. Eh, il senso per me era sia un, sempre un discorso di uscire. Eh, nel mondo e fare entrare le persone nel mio mondo. E poi un'altra un chiave che mi piaceva vedere è il, questo discorso che quando tu esci da una porta o da una situazione da qualunque cosa te stai uscendo da uno spazio, ma stai anche entrando in un altro spazio, e quindi sia l'uscita che l'entrata non esistono. E... Sì. Siamo noi che stiamo scegliendo se stiamo uscendo, se stiamo entrando da una porta, per esempio. E, sì. e nulla, questi sono significati che ho cercato di dargli dopo, certo. quando, quando mi hanno fatto le prime interviste chiedendomi ma cosa vuol dire il tuo nome. <ride> ho iniziato a riflettere, ma mm, cosa vuol dire? Okay. Certo, questo però dice quanto il nostro subconscio poi alla fine è veloce e ragiona molto più di noi. Sì, però ti servono le interazioni con le persone per arrivare a queste riflessioni perché se non c'era stato nessuno che mi faceva l'intervista, io non ci avrei mai pensato. È il potere della comunicazione, eh sì, è vero, eh sì. quella sana, però sì, sì, sì. sì, sì, sì. <ride> perché dico questo anche perché. A me, per esempio, una cosa che piace molto di, del mondo street è che eh, non, ci divisi, non ci sono filtri di visi, non ci sono filtri di orpelli no? di cose superflue, cioè c'è l'opera che tu vedi, io la, la chiamo così, c'è quello che tu vedi per strada e tu da lì ti fai un film. Quindi, in un certo senso entri nel mondo di chi guarda. Sì, <ride> sì vero, vero, spesso sì. Ok, senti quali sono ehm, i feedback che ti hanno più colpito in positivo? In positivo, eh, una volta lo raccontavo all'ultima presentazione insomma, del libro, poi magari se ne parla, eh, certo. una volta una ragazza mi ha scritto un tuo disegno mi ha salvato la vita, però eh, poi non sono mai riuscito a scoprire di più su questa cosa e questo è stato uno dei feedback dei messaggi più, oh. più che mi hanno colpito di più eh, che mi è rimasto poi più che altro perché non sono mai riuscito a capire di più mm. da questa storia se fosse vera da cosa era successo <ride> e poi vabbè, ce ne sono stati tanti nel tempo di... più che altro mi sono reso conto che col fatto che il personaggio è stilizzato molte persone lo hanno fatto suo eh, sì. andando poi a creare delle loro storie con questo personaggio spesso persone che viaggiavano e che magari andavano fuori casa, magari andavano non lo so, a Lisbona a, a Barcellona o i posti dove ho dipinto e mi dicevano, mi sono sentito a casa perché ho ritrovato il personaggio tuo o, poi spesso, vabbè, cose legate all'amore, a una storia d'amore, sì. o insomma, essendo eh. il cuore il palloncino, spesso viene legato a... all'amore. Sì, sì. Beh, sì. Beh, usi anche il fiorellino, volendo. Sì, sì, sì. C ho, c ho una anche sorta questo... di, di Margherita, diciamo. La Margherita è partita come una Margherita incazzata c'era questo disegno con questa margheritona arrabbiatissima. Che, tra l'altro, ho copiato da un mio amico, che insomma non è un disegnatore, ma fece questa margherita arrabbiata sul tavolo di camera mia. E mm. la margherita era, era partita con questa margherita arrabbiata che diceva make peace or die. E, mm. e poi da lì l'ho iniziata a usare anche in, altre, in altri contesti. Ok, senti, eh, adesso sei passato in evoluzione dove addirittura metti delle scritte. Ne abbiamo avuto degli esempi qui a Bologna, recentissimi peraltro perché hai fatto un'incursione qui a Bologna. Sì. Come è, com è nata questo nuovo progetto? Allora, questo, questo nuovo progetto è in realtà un progetto vecchio che ho rispolverato perché... Ehm, nel 2017 feci questa scritta a Livorno, dove c'era questo omino che scriveva Impossibile. Oh, eccolo qua, Impossibile. E l'omino cancellava Lime davanti. Una roba del genere più o meno. Sì, e, mh, su, questa, su questa prima frase qua l'ho trovato, trovato molto interessante. E per anni non l'ho sviluppato, poi mi sono ritrovato eh, quest in questo periodo diciamo pandemico a, spesso a parlare con tanti amici e mi sono reso conto che c'è un sacco di persone a cui tengo. Eh, che sono persone che hanno un grandissimo potenziale e eh, sì. che spesso tendono a, a limitarsi o a giudicarsi o a auto autosabotarsi -auto cosa che faccio anch'io e penso che facciamo tutti, tutti. Ah, e... e quindi nulla ho iniziato a riflettere un po' su questa su questo argomento dell'autosabotaggio e ho detto "minchia, è proprio una cavolata <ride> giudicarsi noi stessi, dire tipo io sono in inadatto a far questo, mi sento insicuro per poter fare un live o oh, tutta questa roba qua". E appunto da queste chiacchierate con gli amici eh, è venuto fuori un po' questo progetto e mi sono messo a cercare delle, delle parole eh, con, eh, con prefissi che danno una valenza negativa più che altro degli aggettivi, sì. e, e poi ho portato in strada con lo stesso diciamo, format di impossibile, gli omini che cancellano che cancellano la, la valenza negativa degli aggettivi per portarli a qualcosa di positivo. E... Sì. Poi dopo gli ho dato il nome riscritto: insomma, quando poi ho io... Ho creato questo piccolo libro che è una raccolta di, di tutto il progetto e le ho chiamate, solo dopo le ho chiamate Le Riscritte. E il concetto è un po' che volendo possiamo riscriverci, che non siamo determinati da, né dai giudizi degli altri né dai nostri giudizi che ci buttiamo addosso e voleva essere un po' un progetto di street art che fosse un po' una con la propaganda positiva è quasi un progetto psicologico non lo so, mi sarebbe piaciuto un sacco coinvolgere degli psicologi magari lo farò in futuro, non lo so certo e quali sono state i ritorni eh, da parte della gente a vedere queste queste scritte, perché colpiscono cioè è proprio è evidentissimo, no? adesso mi viene in mente infelice o barrato che può essere mm -hmm. felice, eh, cioè sono, sono molto forti. E penso ci voglia ancora del tempo mh, per capire un po' i ritorni delle persone e no, comunque sono stati accolti, nel senso che tanti mi hanno detto molto bello questo progetto, si vede che insomma è più studiato, è più maturo, mi hanno detto, mi ha fatto molto piacere. <ride> Sei <ride> cresciuto? Sono cresciuto, due anni, due anni di pandemia ma fanno crescere e, e quindi no, nulla, sono, so, sono felice, e, però penso che c'è bisogno di ancora un po' di, di tempo per vedere delle, delle risposte, cioè per, per insomma, certo. per, per un, un vero feedback. Certo, e il tuo feedback invece che ti sei dato dopo che hai cominciato a mettere fuori ehm, questo progetto? Il mio feedback è... Allora, il mio feedback è che per fare un progetto del genere avrei dovuto organizzarmi ancora meglio di come mi sono organizzato. Perché <ride> no, ti spiego, alla fine sì. non avevo non mai, li... mai fatto un libro. E mi sono mm. reso conto che, che ci vuole del tempo e che c'è tutta una parte da dover curare che è tutto il discorso della comunicazione, dell'organizzazione sulle presentazioni su, su, insomma mm. tutta questa roba qua che io ho provato a improvvisarmi ma non sono un curatore, sono un artista e... E insomma, Mi sono reso conto che per fare un libro e per farlo uscire come si deve avrei bisogno di una mano. In questo caso, io l'ho fatto in maniera totalmente indipendente. Sono stato aiutato da, dalla, dalla mia tipografia di fiducia solo per quanto riguarda l'impaginazione e la struttura del libro. Sì. Però cioè, il mio feedback è Feedback per ora è che il prossimo che farò cercherò qualcuno e mi dà una mano perché sono stato, sono stato due mesi a fare il libro in e andare in strada e poi tre mesi a cercare di, di organizzare la comunicazione. E quindi vorrei stare molto più in strada e in studio sì. che stare al telefono o al computer a fare sì. questo, questo tipo di cioè sono, È importante sì. la comunicazione al giorno d'oggi, certo. l'organizzazione. <ride> però magari <ride> non vorrei farla io, <ride> magari delegare qualcuno, però sì, sì. credo che anche per capire questo aspetto, per capire cosa c'è dietro, forse hai fatto anche la scelta giusta, ti ci sì. sei proprio completamente calato. Sì, mi sono completamente calato in questa cosa, eh, ne avevo bisogno, quindi ne avevo bisogno, ora so come fare, la prossima volta non, magari cercherò di non farlo io. <ride> E, sì. No, poi il, il progetto, è, sono, molto, sono, cioè, sono molto soddisfatto degli interventi. Di, diciamo che ho trovato un nuovo modo di lavorare in strada, che è, che è veramente molto più maturo. Nel senso ora io, a volte mi piace ancora sfogarmi e andare a disegnare gli omini come se fossero delle tag. Però mm. sto iniziando anche a... Cercare di dare importanza a un intervento eh, mirato dove lo spot, quindi il luogo dove poi lo vado a inserire, sia, si sposi bene con l'intervento stesso. Quindi mi piace anche andare a recarmi prima sul luogo dell'intervento, trovare il muro giusto, stare anche lì seduto a guardare il muro, a cercare di capire... Cosa, cosa potrei farci, come poter giocare con gli elementi già presenti e questa è una cosa che prima facevo, mo facevo molto meno e penso sia una cosa importante che, che rende poi l'opera più integrata con il contesto e anche più accettata magari anche dalle, dalle persone le mie opere sono sì. tutte, la maggior parte sono tutte senza permesso e, e mi sono reso conto che quando... Quando lo studi e quando metti un'idea più strutturata, anche le persone che di solito non piacciono i graffiti o street art, eh, arrivano quasi. Riescono quasi a comprendere. Non lo so, se mm. riesce a fare un intervento che esteticamente sì. si sposa, sembra, sì. mi sembra che le persone lo accettino di più. Sì, è un po' come dire, non è uno sfogo tanto per sfogarsi, ma sì. è qualcosa di più mirato e, e più centrato nel, nel contesto nel quale poi inserisci la tua opera. Sì, sì, sì credo di sì. Beh, credo che que anche questo faccia parte della tua maturità, no? Artistica. <ride> <ride> Ti tocca dire che sei cresciuto, mi dispiace. Sono invecchiato. <ride> Accidenti. Beh. <ride> Beh, no, dai, diciamo no, cresciuto no, no, so dai, maturato. Va, va dai, Se, ho, papà, preso, papà. ho preso coscienza di alcune cose che prima non avevo detto. Certo, che l'esperienza ti aiuta a raggiungere. Sì, no, quindi, no, quindi, oggi, eh, quali sono gli elementi che ti fanno scegliere un muro? Beh, allora. A me piace molto a oh, quello mi è sempre piaciuto. I muri che diciamo hanno, hanno un vissuto, nel senso quei muri che vedi che c'è un'umanità un che vive intorno a quel muro. Quindi magari anche il muro sia invecchiato, con dei graffi, delle scrittine, dei poster un po' strappati. Cioè, mi piace il, il, il muro che. Trasuda una certa storia, non il muro del palazzo storico, eh, ma un muro che certo. hai capito non so se hai capito? Certo. Anche no, un no, di... però, hai fatto bene a specificare visto <ride> insomma quello che si sente, hai fatto bene a specificare: però, mi rend... ho cap... io almeno ho capito, insomma, un muro che in qualche modo ha qualcosa da raccontare. Ha qualcosa da raccontare, e, e dove, dove posso. Dargli anch'io qualcosa in più perché non lo so. Eh, il disegno sul muro prettamente bianco andrebbe. cioè l'omino andrebbe un po' a vivere su uno sfondo irreale, cioè potrebbe essere benissimo mm. anche un foglio di carta bianco. Invece il muro con la sua texture. Non lo, mi, mi ispira molto di più. Se no, sto a casa e mi dipingo le tele bianche, non lo so. <ride> è vero. Hai ragione, quindi per esempio, eh, per vissuto intendi anche dove magari sotto ci sono già altre opere, eh, oppure de degli uh, Questi li considero scarabocchi perché a volte li vedi proprio che sono tanto per fare, eh, oppure, eh, oppure vecchi, perché magari sono scrostati, non lo so. Uh, Guarda, mi piace sia altre opere di altri artisti, eh, no, perché non mi piace fare quei muri che a volte si vedono dove c'è tante, tante cose tutte insieme, mi dà un po' mm. l'idea di album di figurine, però magari dove, dove ci sono altre tag o scritte, mm. senza andare ovviamente a coprire le scritte di altri, però lì eh, certo. mi piace perché mi dà un... Quello sfondo, appunto, urbano vissuto. Anche la scritta Scarabocchio, eh, lo so che non è ben vista da, 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 dalla maggior parte delle persone, mm. i suoi benissimi motivi: ci sono i suoi motivi, eh, però, eh, è, è, è puramente a livello estetico, non voglio essere linciato da nessuno, però, puramente a livello estetico, a me eh, piace, certo! A livello estetico, poi se si parla di morale, giusto, sbagliato, non mi voglio addentrare ora in questi... No, no, eh. mai ma fatti, mai fatti, non, non è sede e non è quello che vogliamo fare. Però partendo un po' da questo concetto, nella testa delle persone sta un po' cambiando. Cioè, mentre prima, a prescindere, si vedeva come ehm, scarabocchi, <ride> cioè gente che eh, rovina dei muri, eh, oggi è molto meno così. Cioè, ci sono almeno io vedo a Bologna ci sono un sacco di persone che proprio vedi che si fermano davanti al muro a vedere a rico e riconoscono a volte. Sì, vabbè, perché penso comunque sia eh, c'è anche chi fa cultura, eh, come possiamo fare noi stasera che cerchiamo di spiegare alcune cose che magari tante persone non conoscono. E io ho fatto anche dei mezzi sondaggi su questo fatto, un po' dei, dei muri, delle scritte sui muri. E sì. mi sono reso conto che spesso tante persone non comprendono alcune cose perché pensano che siano prive di senso. E quindi, già questo ti fa capire che se il senso poi magari viene raccontato, eh, c'è qualcuno che si può aprire un po' anche a. A trovare la parte interessante di, di, di un muro con eh, al alcune tag multicolore o alcuni poster o non so Cioè, credo che più sì. noi artisti più eh, curatori più giornalisti più insomma certo. esperti, esperti del settore ne parlano alle persone e più magari cambiano un po' la visione sta un certo. po' a noi sta poi Certo, vedremo. Sì, a, a me è capitato uh, qui, proprio qui a Bologna di vedere una mostra dove c'era all'interno ehm, una proiezione dove addirittura spiegavano come prendere degli interi Morales di muri, cioè pezzi nostrati di muro e poi riportarli eh, utilizzarli per poi metterli in mostra, cioè, quindi qualcosa effettivamente sta cambiando se qualcuno si pone questo obiettivo S sì, sì, quello sì, anche questa cosa di strappare muri e... io a Bologna feci una contromostra quando ci fu la mostra la mitica ah, mostra di cui sto parlando eh, sì, 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 io feci una contromostra, allora zincaturificio contro questa cosa degli strappi dai muri e, no però questo ti fa capire che, che comunque c'è un interesse cioè, che la puoi vedere io facevo questo esempio poco tempo fa parlando con degli amici se tu fossi un archeologo e tra mille anni scopri una città con i muri to totalmente bianchi Forse sarebbe più figo trovare una città con i muri totalmente pieni di scritte. Cioè, eh... <ride> Ma è un po' come quando noi abbiamo scoperto il nostro passato, che cosa c'erano sui muri dei nostri antenati, forse qualcosa del genere. Cioè, diciamo che quando ora l'archeologo trova le scritte stupide dei romani che andavano in visita in Egitto e scrivevano sulle gambe delle statue egiziane. Trovano dei reperti che sono importanti, no? Eppure certo. era tipo il vandalismo dei tempi in un certo senso. E quindi anche strappare un muro, levarlo dal contesto dove viene percepito come vandalico e metterlo in una mostra eh, boh, è qualcosa. Cioè, se, spesso vedi se cambi il contesto delle cose cambia anche un po' il valore percepito. Io Parlavo con una signora che si occupa di rimozione di graffiti e ci trovavamo davanti a una di quelle porte in legno piene di tag di scritte. A Bologna ce ne sono sì. tantissime. Sì, infatti. E gli, e gli dicevo, uh, guarda sta porta, ma, ma non è bella secondo te? Lei mi fa, secondo me è una vandalata. Faccio, Però pensa a questa porta staccata da qui e messa in casa uno spazio insomma gigantesco, uno spazio pulito, muri bianchi, come sarebbe? Ma fa, eh, in questo caso, guarda, ti do ragione che messa fuori dalla strada e messa in un ambiente pulito sarebbe un pezzo, un pezzo da collezione. E eh, allora, vedi, è cioè, cioè, eh, interessante, molto interessante. Certo, sì, forse alle persone bisognerebbe anche far vedere nuovi punti di vista, che è poi quello che anche questa sera stiamo cercando di fare, no? Di... Sì, sì, poi beh, io non questo, non voglio dire che dovrebbe essere legale, no, 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 no che, eh, queste sono solo riflessioni, sì, eh, sì, uscendo fuori dal solito giusto o sbagliato, cioè. sì, sì, esatto. Ehm, Diciamo che ultimamente ehm, la street sta utilizzando anche il fatto di fare dei lavori a casa e poi dopo andare su strada e attaccarli. Ok? C'è un, un po' un'evoluzione in questo. Tu ehm, ti ci ritrovi? Allora, eh, in realtà eh, il discorso che, di, di lavorare a casa e attaccare poi. In strada, se ti riferisci alla tecnica del paste-up o comunque sia quella di disegnare sì. su carta e poi attaccare sì. in strada, sì. ci sono degli artisti, eh, tipo Ernest Pignon, che è francese, che già negli anni '70 faceva, cioè, usava questa tecnica, sì. e quindi, in realtà non è una cosa così nuova. Eh, guarda Obei, ad esempio, anche lui faceva paste up. E io l'ho utilizzato spesso questa tecnica. Anche i personaggi quelli ultimi, diciamo, de delle riscritte: le scritte, sono fatte a mano, ma i personaggi sono disegnati. Eh, disegnati a mano su carta, poi ritagliati e attaccati in strada. E è una tecnica che ti permette di curare maggiormente il dettaglio laddove stai intervenendo senza un permesso, ovviamente. Fare le cose velo velocemente, eh, ti facilita. Diciamo, certo. <ride> quindi, questo fatto di lavorare a casa <ride> e poi portarlo in strada è un po' per risolvere questo problema del tempo in più volendo, anche entrando in discussioni legali, eh, ovviamente l'affissione non è punita come, come insomma, sì. come mai... dipingere di. Sì, come dipingere mm. direttamente su un muro, quindi penso che magari tanti usano questo, cioè, insomma, anche per questo. Certo. Può sfuggire e... di mano, Cioè, secondo me può sfuggire di mano, <ride> perché mi sono reso conto che eh, tante persone hanno iniziato a capire questa cosa e mm. tanti si sono messi a stampare in digitale poster e attaccarli, come dicevo prima, come se fossero figurine sui muri. Mm. E, per me lo possono fare benissimo perché tutti sono liberi di fare quello che gli pare in strada. Però non lo so, a me a livello estetico mh, boh, mi piace più se, se vedo che il poster è fatto a mano o, o è artigianale o c'è una cura nei dettagli più che vedere mille, mille disegnini su carta attaccati ovunque. Sì, ok. Veniamo un po' a... Diciamo, quello che stai facendo ultimamente, cioè hai iniziato a fare una serie di mostre e una la farai anche qui a Bologna. Ce ne parli un pochino? Sì, ehm, è una, sono, in realtà sono le, le presentazioni del mio libro. Poi, visto che il libro è tutto realizzato con disegni originali scansionati, ho diciamo, creato anche questa mostra in allegato alla presentazione. <ride> Okay. E, la prima l'ho fatta a Roma e poi ne ho fatta un'aura qui a Firenze ma senza mostra, in realtà a Firenze ho fatto la presentazione più scarsa non so cioè, nella tua fa... città? sì, sì no, mi sono reso conto che ho fatto la presentazione più scarsa perché non ho portato nulla nemmeno in mostra e che avevo, la, avevo la, la furia di farla a Firenze quindi l'ho fatta un po' mm. scarsa però invece a Bologna verrò con tutte le opere eh, che sono tutti i bozzetti che ho usato per, per il libro, quindi sono tutti gli studi dei personaggi. E nulla, durerà una decina di giorni a Fluart. Sì. Faremo una presentazione faremo una presentazione insieme anche perché... Esatto, avrò <ride> l'onore di presentare il tuo libro, cioè veramente. Sì, 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 sì. Sarà, guarda, quasi è, è un regalo eh, che mi fai. No, no, grazie, gra <ride> grazie a te che mi stai, che insomma che mi dai una mano e <ride> nulla, siete tutti invitati, parleremo, parleremo un po' più, ci incentreremo, cioè, incentreremo un po' più il discorso su questi, questi ultimi interventi e, esatto. e, su, e su cosa può essere un libro con, insomma, in allegato la, la street art, quello che per me è certo. stato, quello che penso possa essere. Penso che un libro, ho raggiunto questo pensiero, che un libro potrebbe essere, è una buona soluzione per non snaturare l'arte di strada, eh, per mm. lasciare l'opera in strada senza doverla staccare e avere un ricordo dell'opera su un libro che continua a veicolare il messaggio. Certo, e io ho avuto già modo di vederlo, eh, ammetto. <ride> Ci ha avuto uno spoiler, <ride> l'ho avuto in mano ed è veramente molto bello, molto curato. e Mi è proprio piaciuto. Grazie, grazie. No, abbiamo Beh. con il ragazzo con cui ho stampato, abbiamo cercato di fare comunque sia anche un qualcosa che fosse un, un belloggetto, non solo un libro o una esatto. fanzina. Volevamo proprio. Fare qualcosa di, di bello anche da, da, da vedere e da sì. spogliare, appunto. Ecco, si può già oltre acquistarlo quando verranno a, a vederti qui a Bologna, che sarà il 3 di giugno l'inaugurazione e sì, la presentazione sì. alle 18:30, giusto? Ricordo bene? Sì, è vero? Sì, sì, sì. No, alle 7, alle, 7 scusa. Ah, alle, alle 19, perfetto. Alle 19 al Fluart in via Montegrappa 7 barra B, ma poi questo lo scriveremo ovunque. E, um, avranno anche modo se vogliono, per chi non può venire, almeno a Bologna, di acquistarlo. Online, giusto? Nel sì, tuo, sì, sì. Nel tuo sito, il mio e-commerce. Se mi volete supportare, supportare il progetto e insomma vedere un po' cosa ho combinato in questo libro, lo trovate sul esatto. mio e-commerce. Benissimo, quindi poi ci saranno tutti i riferimenti anche sotto questa diretta, li inserirò in modo tale che chi avrà anche solo la curiosità di sfogliare no, il, la, il, il tuo e-commerce e vedere perché ci, saranno, ci sono anche delle magliette. Ecco, un'altra domanda, si potranno acquistare dei tuoi lavori al fluart o si potranno solo vedere? Oltre no, al no, libro, no, no. voglio dire si potranno, si potranno acquistare. Si potranno acquistare sono tutte opere che ho, insomma, che ho preparato, incorniciato per essere acquistate. Fantastico. <ride> Senti. Se hai giovani che si vogliono approcciare a questo mondo, qual è il tuo consiglio? Ehm, qual è il mio consiglio? È... Provateci nel senso siete liberi di provarci io sto tenendo, guarda, sto tenendo un workshop in accademia di belle arti a Firenze dove sto cercando un po' di dare un'infarinatura su quelle che sono le tecniche dell'arte urbana e, indipendente e, e quindi sto tenendo un corso con 15 ragazzi e stanno delle grandissime soddisfazioni e quello che mm. Quello che gli ho detto anche a loro, a vostro, a vostro rischio e pericolo, eh, se volete provare la strada è sotto casa, insomma basta, basta uscire di casa. Sì. ma li, li accompagni oppure, eh... se si può sapere, no, allora, se no mi dice un bel co no comment e No, via. No, 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 allora, eh, con l'Accademia ovviamente non posso accompagnarli a fare cose certo. illegali in strada, però li sto portando... E gli sto facendo vedere innanzitutto un po' i vari artisti e modalità mm. di intervento, quindi dal paste up alla fissione di mattonelle tipo Space Invader, all'installazione tipo Bianco Shock, alla pittura con le aste tipo Cane Morto. Quindi, gli sto facendo un'infarinatura generale e poi li, li porterò in dei muri legali. Che, insomma, qui a Firenze ci sono dei muri dove puoi andare a dipingere a farli sperimentare poi se loro vogliono andare in strada eh, saranno una loro scelta sì cioè, <ride> loro, almeno hanno, hanno un po' le basi certo. per non andare a così come facevo io a rovinare. a caso all'inizio sì. certo sì, 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 sì. certo <ride> senti ma mh, il fatto che a volte eh, le persone eh, prendono i vostri lavori cioè, tu sì. come la vedi? Nel senso, sei geloso del fatto che magari ti portano via un pezzo del, della tua opera? Ma, no, in realtà no. Cioè, io so che dal momento in cui metto un pezzo in strada, eh, eh, il destino è, insomma, è in base a chi, chi incontrerà quel pezzo. Quindi in realtà non mi interessa un granché. Diciamo che mi dà... Più disturbo quando magari vedo le persone che postano su Instagram o su, su social network. con scritto Ah, c'è un disegno di exit enter in casa e so palesemente che magari l'hanno strappato. E quindi quello mi fa un po' più strano. <ride> Stavo sì, a strappare il disegno e poi fai il figo: Se vuoi supportarmi, eh, magari potresti anche comprare qualcosa da me. In questo modo mi dai anche modo di. Poter di continuare poi, sì, sì. invece <ride> di andare a strapparlo in strada, però cioè, ovviamente la strada è di tutti. Come io mi prendo certo. la libertà di intervenire senza permesso, ma anche gli altri possono prendersi la libertà di strapparmelo, imbiancarmelo e fare un po' quello che vogliono. L'importante è che nessuno usa la mia immagine per, farci, per fare soldi sopra. Poi in quel caso certo. mi, mi, beh, mi, questo... so, mi, mi scoccerebbe in quel caso, però in altri casi. Non hai mai pensato di fare una, una challenger, qualcosa tipo lasciare dei tuoi lavori? Un tuo collega l'ha fatto un po' di tempo fa. Eh, lasciare dei lavori per la città e poi invitare i tuoi fan ad andarli a cercare. Ma guarda, è una cosa che ho sempre fatto. Ah, Iniz ecco, allora sì, non sì, mi sono sì, imbattuta sì. io in questa cosa. No, ma perché solitamente <ride> lo faccio a Firenze. E... Mm. Noi si, si era preso spunto ai tempi io e James Boy, che è, tra l'altro il ragazzo. Con... Ed è proprio lui di cui parlo. Io eh, ho trovato eh, uno eh, dei eh, suoi eh, lavori per strada, eh, rintracciando sì. la foto che aveva messo. Eh, insieme a lui. Ce l'ho ins... Grande, grande. Insieme a lui <ride> se, ne faceva, se ne faceva tanti di questi abbandoni a Firenze, perché era un periodo dove spesso, nel senso, si passava proprio le giornate in strada e quindi si trovava dei pezzi di cartone, ci si metteva a disegnare e poi si lasciavano in giro. Ultimamente l'ho fatto a Natale, feci un giro a lasciare roba, a lasciare delle stampe e poi ogni tanto mi capita di disegnare, però magari senza, senza comunicarlo troppo, quindi sì. a volte capita, però non ho mai fatto una roba incentrata totalmente su quello a livello comunicativo. Però no, Exit, certo. mi piace. Mi piace. Eh, eh, ti giuro, mi era scattato il trip <ride> due anni prima della pandemia. Eh, era sì, un Natale secondo me. Cioè, ho girato mezza Bologna per cercare i suoi lavori. È stato veramente molto, molto bello. <ride> 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 Bene, senti, io eh, Exit ti ringrazio eh, intanto di avermi concesso questa intervista, del fatto che... Ho L'onore di presentare il tuo libro che si chiama, Riscritt. come si chiama? Riscritto, riscritto, esatto. Eh sì, Riscritt. e, riscritto, e, che dire, vi aspettiamo a Bologna eh, il 3 di giugno alle ore 19 al Flu Art eh, per incontrare yes. l'artista, <ride> yes, yes, yes. E, e poi ci saranno anche altre date farai così magari le comunichiamo se ci sono o altri progetti ti ho perso ti ho perso non ti trovo più allora non ti ho in collegamento Eccoti. Ah, ecco, perfetto. No, eh, dicevo, se no, ti sentivo se tipo è stato... un robot, ti sentivo "Bellissimo, questo è stupendo". <ride> <ride> e, dicevo, ci sono altri Altri, altre date che possiamo già anticipare per il momento? Oppure... No, perché come ti dicevo prima non mi sono organizzato. <ride> le, le presentazioni stanno venendo fuori così, in base ai giri che faccio, in base alle persone che trovo, che mi dicano «Hai fatto lì Vuoi fare la Sì, perfetto, proprio <ride> così. Bellissimo. Allora chi avrà piacere di poterti ospitare nella propria città? Possiamo anche dire di iscriverti e la sì, proposta. Vediamo che salta fuori. Perché no? Allora ci vediamo venerdì prossimo, a questo punto. Ok, a venerdì. <ride> Grazie per essere stato con me e con noi di Click 4 Italia. Grazie a tutti, <ride> ciao e buonanotte. <ride> buonanotte. Ciao ciao.